Sono Senseless e questo è Final Game Over. Siamo arrivati al livello segreto di Commander King 5 e come avete notato l'ultima volta, è qualcosa di piuttosto particolare. C'è della musica scozzese, o simile scozzese. E abbiamo questi strani tipi qui. Non so se possono attualmente farci dei danni. Ma nel dubbio li sparo tutti comunque. Che cazzo se ne frega. Wow, fin dove devo arrivare qui? Sono arrivato. A posto. Mi piace che hanno attualmente sembrano abbastanza innocenti, ma li sparo come niente. Ah, chissà cosa c'è là sopra. Questa sarà un'altra incredibile sequenza di morti e eventi. È studiata bene questa parte attualmente. Non posso arrivare là sopra con il pogo. Fare un secondo salvataggio. Arrivare da sopra è un po' difficile, no? Oh merda. Quel cristallo proprio non ci voleva in questo percorso. Vorrei che te ne scendessi giù, possibilmente. Wow. È molto alta sta torre. Oh, c'è un palo lì. Oh. Mancato. 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 Oh. Dai. Ho sbattuto quell'elmo. Perfetto. Oh. Attualmente questi non fanno nulla. Mi spingono solo in giro. Li odio comunque perché mi spingono in giro. Ecco. Non possono spingermi in giro, può essere pericoloso. Vi ricordate le palle rosse di Commander King 4? Quelle sono delle bestie assassine che vanno eliminate. Ho visto quei robottini salire e non mi piace. Soprattutto perché entrano in funzione non appena lo scrolling dello screen li prenderà. Eccoli in arrivo. Ok. Oh, l'avevo vista arrivare. E ho pure saltato, ma non è servito a niente attualmente. Wow. Questo scende per di qua. Ah. L'altra volta quello era rimasto sopra. L'ho visto perfettamente. È rimasto lì per fare questi cazzi suoi. Su, prendi il palo adesso. Vedi di non farmi la stronzata che adesso non ti fermi più. Qualcuno salirà qui sopra prima o poi. Volete salire qui sopra? Perfetto. Così vi elimino. Oh. Tutti e tre nella stessa posizione. Magnifico. Oh, c'è un cristallo. Ah, una chiave. Proprio quello che mi serve. Quello che non mi serve è farmi ammazzare da questo cristallo, che l'avevo già previsto, infatti. Come ogni livello segreto che si rispetti, è abbastanza brutale, ma mi sembra comunque più gestibile di quello del quarto. Che bisognava fare un sacco di trucchettini vari. Questo è decente. Non richiede chissà che cose da fare. Palo. Non sarei uno shikadi, ma ti odio comunque. Questa sarà un'altra zona difficile. Madonna. Non posso nemmeno abbassarmi per evitare. Grazie.
Posso appoggiarmi giusto allo spigolo del. Sì, perfetto. Giusto. Dai, carica il gioco. Si muovono talmente rapidamente che acchiapparlo con il fuoco non è facile. Ce l'ho fatta. E ho con me la scheda. Ora devo passare alla seconda torre. Prendiamoci le gocce che ho mancato. Seconda torre. E vedo già che ci sta un pazziarello lì che non mi piace ma parecchio. Dai. Oh, bello mio. Fermati un secondo. Perfetto. Attualmente nella seconda torre non c'è molto. Penso che dovevo saltare da là sopra e salire su quegli ascensori là. Chissà se posso richiamarli indietro. Vediamo. Aspettiamo un po'. Ci stanno mettendo un po' a tornare in sotto, eh? Qualcosa mi dice che non torneranno. Dovrò risalire di nuovo sopra. Questo proprio non lo voleva fare. Oh, eccoli! Perché si stanno muovendo ora? Guarda un po' che cazzata fenomenale. Oh, stanno rigirando. Mia. Perfetto. In salita. Quando arriveremo? Siamo quasi. È un lungo viaggio. Ma qualcuno doveva farlo. È alto chilometri sto livello. Siamo quasi, ecco. Sì! Sono arrivato. Non fammi cadere giù, sai. Stronzo di uno scozzese. Uno scozzese alieno, comunque. Guardate, scozzesi alieni. Sempre pronti a farmi cadere dalle pedane. Non mi spingere! Ti sparo e ti ammazzo, sai? Non sono per niente meglio degli sciccati io. Continuo a farli fuori uno a uno. Probabilmente senza che abbiano alcuna colpa. Non aveva fatto niente! Oh, come posso aprire quella parte? Oh, boia. E ora come faccio? Devo trovare un modo per arrivare a quel punto. Forse c'è qualche buco. Sembra di no.
farfalla a salire di sopra. Oh dai. Devono farlo muovere proprio così drasticamente sta roba. Dai, fammi salire. Perfetto. Però dove dovrei andare qui? Oh, mi sono buttato di sotto. Io ho la gemma verde. Ho notato che lì nell'angolo c'è una gemma verde da prendere. Mi chiedo se non debba fare qualcos'altro qui, in questa torre. Rifacciamoci il giro, eh. Ok, eccomi. Sono arrivato. Qui è dove sta quel cristallo maledetto. Dovrebbe arrivare in qualsiasi momento. Lo vedo. Preferirei che... No, 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 non così. Wow. Volevo farlo scendere, ma ha voluto prendere un modo un po' strano per scendere. Ok, oh, lo vedo là in arrivo. Scendi giù. Grazie. Perfetto. Ah, livello segreto di Commander Kane. Dimmi dove devo andare. Questa è l'unica strada. Lì c'era il cristallo blu che ho preso. O meglio quello verde. Credo che sia quello verde, giusto? No, era il blu, infatti ho aperto qua la porta. Oh cazzo. Ah merda. Oh. Chi sono? Eccomi di nuovo in questa stanza dannata. Non rischiamo, eh. Can. Ah, cazzo. Merda. Oh, sì. Questa è l'unica strada che posso percorrere. Cazzo, cosa devo fare? Come posso arrivarci là sopra? Forse devo aspettare. Sì, devo aspettare che i piatti passino qui. No! Devo aspettare che passino e poi salto dal mezzo. Esatto, ecco fatto. È più pericoloso quel paio d'occhi invece che questo tizio, ma ho preferito sparare prima lui. No. Naturalmente devo saltarci con il fuoco, rischiando la vita in una maniera assurda. Lo sapevo, doveva attivarsi proprio quando stavo passando io. Oh, porca troia. No. L'avete visto? Mi ha fatto cadere di sotto lo stronzo. Ok, ma non è qui che devo andare un momento. Lo vedete quel fusibile? E dove dobbiamo andare noi? Vediamo un po' se riesco a raggiungerlo. No, no, non devo uscire, dannazione che... Ah. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa.
Devo riuscire ad arrivare in quel punto, praticamente. Ok, salviamo. Devo distruggere quel fusibile lì, quella cosa là. Il punto è che non so esattamente dove dovrei scendere. Qui c'è una vita extra, ma non è dove devo andare. No. Forse lo devo raggiungere all'esterno. Sì, sì, lo devo raggiungere all'esterno. Vediamo un po' cosa posso fare per raggiungerlo da qua. Forse c'è qualche pulsante. No, non sento nulla. Vediamo un po'. Che se magari sentissi un click, starei attualmente aver premuto un pulsante, ma... Quante capocciate. C'è forse qualche pedana segreta? Sembra di no. No, nessuna pedana segreta. Dio, sta musica mi sta dando sui nervi comunque. Deve essere qualche pulsantino segreto. Magari mi conviene controllare qua sotto di nuovo. Anche perché mi sembra che ci sia qualche zona. Vediamo un po'. Sì, sì, ci sono ancora dei piccoli scozzesi ancora vivi. Quindi significa che devo ancora trovare una piccola zona qui. Vediamo se attraverso questa zona posso fare qualcosa. Ma sono arrivato qui e non c'era nulla, a meno che... Ah, c'è un buco. Ok. Ma c'è una di quelle stelle del cazzo che rompono i coglioni. Ah, ok, siamo arrivati. Oh. Ora vediamo di non farci ammazzare troppo. Ho letto che giusto questa settimana che queste stelle si possono attualmente distruggere, però ci vogliono tipo una ventina di colpi. Proviamo, eh. Si rompono. Wow. Beh, meglio così. È andato scozzese, levati di mezzo. Senza nessuna offesa per gli scozzesi veri, comunque. Questi sono spaziali, sono diversi. No, non gettarmi di sotto. È andato, non ci provare più, ma... Ti ammazzo. Scendiamo di sotto. Perfetto. Mio. E vediamo cosa possiamo trovare qui. Oh. Ok, sempre sta zona qua. Wow. Non ho concluso nulla allora. Ah, maledizione. Ci
deve essere un modo per arrivare a quel fusibile. Cosa potrei fare? Ci deve essere qualche modo per arrivare a quel fusibile, ma quale modo potrei utilizzare? Gli ascensori non erano in posizione. Ok, giocarellando un po' in giro sono riuscito a scoprire cosa dovevo fare. Guardate qua. Ta-da! Vediamo un po' se questo è attualmente ciò che dovevo scoprire. Perché sembra che comunque non posso fare parecchio. Forse dovrei cercare di fare un salto da quest'angolo qui. Con il poco, ma... Oh, sono caduto di sotto. Wow, questa... Questo finale ultra segreto Super Plus proprio mi sta facendo uscire dai gangri, eh? Oh. Non posso nemmeno appendermi. Devo... Ecco, fare il salto con il fuoco. Perfetto. Che carico. Finalmente posso arrivare al dannato fusibile. O quasi. Vediamo un po' cosa altro ci può essere qui. A quale posso appendermi. Ci deve essere qualcosa per farmi saltare oltre. Forse c'è un'altra. Un'altra sporgenza. No, qui non c'è certo, Dai. Ci sono quasi. Ci deve essere qualche piccola parte dove posso appendermi. Oh. Dai, maledizione. Cosa posso utilizzare? Non ci posso arrivare proprio. È giusto un centimetro più alto. Maledizione. Ois. Niente. Ois. Oh, ce l'ho fatta finalmente. Oh, muori. Mi chiedo per cosa era. Per cosa veniva utilizzato quel fusibile. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo distrutto, vero Ken? E ora possiamo continuare con il gioco normale. Era ora, L'ultimo livello! Con la musica più minacciosa di sempre. Devo prendere quella chiave. Sarà facile. Ah no, sarà uno scherzetto. Come l'ho detto. Sarà bene che faccia così. Esatto. Adesso li lascio scendere. Cioè salire. Così posso intrappolarli lì sotto. A posto. Oh. Abbiamo tanti scicatini qui, eh? Posso utilizzare il palo viola per evitare le loro scosse.
Entra sotto. Bene. Perfetto. Li ho stramazzati. Mi servono un sacco di chiavi qui. Ok. Vediamo se non c'è un segreto. C'è un segreto. C'è un one up qui dietro. Due one up. Hai detto niente. Meno male che non li utilizzo, eh. Vabbè. Scendiamo di sotto. Vediamo cosa c'è qua invece. Oh, shock hound. Wow. Ce ne sono attualmente un casino. È una cucciolata di shock hound. Una marea di shock hound. Ok, trattarla con le maniere forti non è una cosa da fare. No, tanto stavo per cadere addosso allo shock hound. Guarda quante ne. Però devo passarci. C'è una chiave a me necessaria. Wow, e qui come ci passo? Meno male. Che ci credete o no, quelle mine ci saranno utili. Sono tornato di nuovo qua. Ora vediamo di occuparci dei shock hound allora. Visto che siamo di nuovo qui. Via, accoccia. Ce n'è ancora uno che mi sta fissando, guardalo. Guardalo che cucciolone. Adesso stanno dormendo tutti quanti. Stanno tra virgolette dormendo. Ok. Ora vi chiedo se devo tornare di sopra, perché c'era pure un'altra via che dovevo percorrere. Quindi andiamo a provarla. No, merda. Oh, dove ero rimasto? Dovevo ancora battere i shock count qua. Ah. Vieni qui. Accuccia, bello. Prendi l'osso. Prendi l'osso. Ha preso l'osso. Questa musica apocalittica. Sicuramente YouTube me la bloccherà per copyright. Poco ma sicuro. Ci sono stato un casino di musiche che YouTube mi ha bloccato per copyright ultimamente, che erano incluse in altri giochi. Merda. Oh.
che erano inclusi in altri giochi. E questo non mi ha certamente rallegrato. Speriamo che non mi procuri altri danni. Vediamo se stavolta posso lasciare vivo uno Shockhound. Direi di sì. Occupati dei tuoi fratellini, Shockhound. Stavolta lo salvo. Dai, abbiamo solo una mezz'ora. Vediamo di terminare sto gioco. Ok, ci siamo. Mi chiedo se non c'è un modo più veloce per passare sta parte. Crack. Vorrei cercare di buttarmi proprio alla libera, ma... Ok, mi è andata pure bene, wow. Ecco l'altra strada. Vediamo che cosa trovo in questa biforcazione. Cos'è questo muore? Oh, c'è uno Shikari Master e si teleporta. Oh mio Dio. Ah. Questo è un personaggio da Mortal Kombat, signore e signori. Mio. No. Mi stava aspettando di sotto. Abbiamo un nemico formidabile davanti a noi. Attivati, dannato tasto. Prima che arriva lo Shikari Master. Perfetto. Stavolta non si è teleportato qui. Oh merda. Non ho fatto in tempo a saltare. Stavolta mi ha visto, bello chiaro. Oh. No. No. Ah. Mi ha lasciato fare stavolta. No, eccolo, l'ho visto teleportarsi. Ah, Shikari Master, lasciami in pace. Thank you. Wow, 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 wow. Via, via. Ho tutte le chiavi? Ammazza, sì. Puoi dirlo forte, amico. Non è un nemico da affrontare, lo Shikari Master. Si finisce molto nei guai. È il nemesis di questo gioco. Guai a affrontarlo. Perfetto. Oh. Visto che si trova di là, in questo momento non può teleportarsi di qua. Infatti lo Shikari Master era qui, vicino alla macchina più potente di tutte. Ora, molti giocatori si sono detti: oh, eccolo, posso distruggerlo, no? No. La macchina finale non si può distruggere con il poco. Non si distrugge con la pistola. Non si distrugge a pedate. Allora come fare? C'è attualmente la soluzione. L'abbiamo a portata di mano attualmente. Ed è estremamente pericolosa. Ecco la nostra arma. Prego, da questa parte. Forse avete già capito quello che ho intenzione di fare. Se non l'avete ancora capito, aspettate. E guardate l'effetto che faranno queste bombe una volta vicino a me. E soprattutto una volta vicino alla macchina tanto potente e protetta. Di qua cade mine. Ammesso che non verrò ammazzato anch'io da questa mina. Di qua, di qua, di qua, di qua. Oh, 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 oh. Ce l'ho fatta! La macchina apocalittica è distrutta! Le cose stanno ancora in funzione. I Shikari hanno cercato di scappare, ma via...
per via di un fusibile malfunzionante non hanno potuto partire con la loro astronave e sono stati arrestati dalla polizia spaziale per parcheggio in doppia fila. Ecco quello che succede con praticamente con la distruzione di quell'altro fusibile. I Shikari non riescono a scappare. Ho saltato una parte del finale, potete mettere pausa comunque. Ma quello che è Ken che trova una nota nell'ufficio, e questa nota è nel linguaggio alfabetico spaziale, per il quale un bravo giocatore fan della serie dovrebbe tradurre tutta la nota. Ma diciamo che c'è un consiglio, diciamo che c'è un, diciamo no, più che altro, più che consiglio, un indizio, ecco, sull'episodio finale che doveva portare fine a tutta la serie. Dico doveva perché la serie non è mai stata finita in sé per sé. È direttamente lì che potete vedere il casco nero. Ken si porta via la nota per decifrarla, ma c'è quel casco nero. I fan della serie ricorderanno il mortale nemico di Ken, che era presente nei primi, mi sembra, nei primi tre, mi sembra, nei primi tre episodi di Commander Keen. Un genietto come lui, con giusto, mi pare, quant'era? Uno, due, di quoziente intellettivo di differenza, ma è molto, molto più cattivo. Ah già, all'inizio di The Commander Ken 4 Ken aveva attualmente paralizzato i suoi genitori ed erano ormai completamente inzuppati e li ha portati piano piano alla di nuovo a comportarsi normalmente. Per fortuna, sperando bene, questo non dovrebbe influenzare la sua paghetta. Nel Natale del 92 doveva uscire l'ultimo episodio di Commander Keen. L'episodio più grande di tutti. Si doveva chiamare tipo la galassia è fritta, qualcosa del genere. Ma non è mai uscito. E questo era Ken 5, signore e signori. Certamente prenderemo in mano il sesto episodio di Commander Keen. I primi tre non so quanto li prenderò in mano. Sono attualmente più difficili degli ultimi tre. Il quarto, il quinto e il sesto. E può anche darsi che prenderò. Ovviamente prenderò i giochi che sono stati fatti con il motore che hanno concluso la serie come i fan hanno voluto. Sono Senseless e questo è Final Game Over. Al prossimo gioco, gente.